Minardi rimanga presidente del Consiglio Comunale di Fano, si risparmierebbero decine di migliaia di euro. A lanciare l'appello è il consigliere Giancarlo Danna, che dà un suggerimento su come poter risparmiare una cifra importante e allo stesso tempo investirla sulle tante emergenze cittadine. Sarebbe un bel segnale, ha detto, e un ottimo risultato. La legge non vieta a un consigliere regionale di rimanere consigliere comunale o presidente del Consiglio. L'unica incompatibilità che è prevista dalla legge è quella del cumulo degli stipendi. Siccome c'è già un precedente, nella fattispecie ad Ascoli Piceno, dove un consigliere regionale era allo stesso tempo anche presidente del Consiglio Comunale di Ascoli, la legge appunto prevede che si possano mantenere due cariche rinunciando a uno dei due stipendi. Si risparmierebbero alla comunità, se Renato Claudio Minardi rimanesse Presidente del Consiglio, parecchie decine di migliaia di euro, che nell'arco di 4 anni sicuramente fanno una cifra molto importante che può essere utilizzata per le varie emergenze che ci sono in città. Quindi credo che sia una proposta ragionevole. Quello che manca è solo l'adesione a questa proposta dell'attuale Presidente del Consiglio e del partito che rappresenta. D'altra parte Minardi, che già dal 22 giugno scorso non percepisce l'indennità, afferma che per rispetto degli elettori intende dedicarsi esclusivamente alla nuova carica in Regione. Per rispetto agli elettori che hanno visto in me la competenza, la serietà e la determinazione per portare la loro voce in Regione, che non è solo uno slogan elettorale ma la realtà dei fatti, ritengo doveroso occupare solo questa carica, anche perché entrambi i ruoli richiedono tanto lavoro e richiedono quindi impegno a tempo pieno. Sarebbe un errore e anche quindi non giusto ricoprire entrambe le cariche anche rispetto agli impegni presi durante la campagna elettorale. Ringrazio il consigliere comunale Danna, segno questo che apprezza il mio lavoro, ma sono due ruoli che ritengo non possano essere sovrapposti e non possano essere cumulabili.